Sassaiole e lacrimogeni, un'altra giornata di tensione intorno al cantiere TAP di Chiomonte. Situazione verso la normalità, i lavori proseguono. Parliamo di Torino-Lione, giornata di tensioni. I lavori di ampliamento del cantiere di Chiomonte stanno terminando e i NOTAV hanno tentato nuovi assalti. A comunicarlo sono fonti della questura torinese, secondo cui la situazione è tornata normale. Secondo il movimento NOTAV, 4 manifestanti sono stati feriti durante gli scontri di oggi. La cronaca di Gianmario Ricciardi. Si lavora, torna la tensione in Valle Susa. A Chiomonte un gruppo di NOTAV accoglie la riapertura del cantiere battendo cesoi e scudi sulla rete. Qualcuno, secondo la questura, tenta di tagliare la recinzione per entrare nella zona dove si stanno realizzando gli interventi preliminari alla linea ad alta velocità Lione-Torino. Polizia, carabinieri alpini che presidiano le vie d'accesso rispondono con gli idranti e il lancio di lacrimogeni. Alcuni antagonisti replicano con pietre e oggetti pericolosi. Gruppi di NOTAV da Giaglione salgono alla Baita Clarea per sostenere la protesta e il presidio. Una ragazza fermata mentre tenta di salire su una ruspa. Nel pomeriggio di nuovo alcune bombe carta da parte degli antagonisti contro le forze dell'ordine all'imbocco del viadotto Clarea dell'autostrada per il Freius. Di nuovo lacrimogeni e poi scritte contro la ditta impegnata nell'allestimento e allargamento della recinzione in attesa delle trivelle che arriveranno a settembre.